Consigliere Maiuri, l'ultimo consiglio comunale è stato un consiglio comunale silenzioso. Allora, l'ultimo consiglio comunale io penso che verrà ricordato come un consiglio comunale assolutamente imbarazzante, imbarazzante per i silenzi, imbarazzante per i silenzi istituzionali, soprattutto del sindaco e dell'assessore Cacciatore che si era dimesso, poi è rientrato in giunta in maniera assolutamente legittima, ma politicamente poco corretta, perché chiaramente il Consiglio Comunale chiede conto di quali siano gli elementi di condivisione che sono stati trovati, ma non vengono resi pubblici, probabilmente perché non ce ne sono. Io penso che queste siano state dimissioni atte più ad una prova di forza tra vari gruppi che si contrappongono in Consiglio Comunale, non invece sulle questioni, anche perché, ma io l'ho dichiarato anche in Consiglio Comunale, se è vero fosse stata la questione delle concessioni dei demaniali marittime, allora mi sarei aspettato che l'assessore Cacciatore avrebbe dovuto proporre al Consiglio Comunale probabilmente un impegno nei confronti della Regione Basilicata e quindi dare un indirizzo, dare un suggerimento, dare un impulso. Tutto questo non è avvenuto probabilmente perché la vera questione potenzialmente non era quella. Allora, quale invece potesse essere la vera questione, dovrebbe essere loro a dircelo, ma in verità io penso che queste siano questioni che nemmeno più di tanto affascinano la comunità, perché i veri silenzi imbarazzanti e assolutamente illogici sono quelli relativi al terminal bus, sono quelli relativi al concorso per il piano d'ambito, sono quelli relativi all'assunzione della neo dirigente, sono quelli relativi alle concessioni ultime di cui si sta parlando per quanto riguarda Ideora. Allora, su queste questioni il sindaco ci dovrebbe mettere o rimettere la faccia, cioè la comunità si aspetta delle risposte su alcune questioni che sono di fondamentale importanza per la comunità. Allora, invito nuovamente per l'ennesima volta il sindaco a rendere conto alla comunità rispetto a quello che è successo, soprattutto rispetto al concorso. I concorsi per i piani sociali di zona, il sindaco deve spiegare cosa è successo, perché non è possibile che si sottragga. Il sindaco deve spiegare alla comunità, e deve essere il sindaco a farlo, perché io faccio un'intervista e glielo spiego io alla comunità, ci perdo 20 secondi, ma deve essere il sindaco ad assumersi delle responsabilità rispetto a quella che è l'atteggiamento dell'amministrazione rispetto alla casistica Deor, perché quando un'amministrazione, una giunta si sottrae al consiglio, cioè si sottrae e si sostituisce al consiglio, chiaro è che crea degli incidenti che creano poi un problema anche economico al cittadino che ha scelto di investire sul territorio. Qualche giorno fa io ho visto una vostra intervista, proprio un paio di giorni fa, sul terminal bus. Allora, io qui ho portato un documento datato 14 novembre del 2019 al protocollo numero 32730, con il quale il sottoscritto chiede al sindaco ed al assessore Celano, competente per materia perché al patrimonio, e gli dico: considerato che il gestore fino a qualche mese fa ha disatteso il contenuto di cui all'articolo 7 del contratto di concessione sottoscritto con l'ente del 1997, considerato altresì che il comune di Policoro non si era avvalso invece della facoltà di procedere alle verifiche delle condizioni strutturali che erano espressamente previste dal contratto, invito il sindaco e l'assessore Arramo a rendere comunicazioni nel primo consiglio comunale utile in merito alle attività poste in essere al fine di risolvere i problemi sia strutturali che gestionali della struttura in oggetto. Parlavamo del terminal bus e lo facevamo per l'ennesima volta il 14 novembre del 2019. Passati ulteriormente giorni invano, il 20 di dicembre ho scritto all'amministrazione comunale chiedendo all'organo tecnico, quindi al dirigente, l'ingegner Benvenuto, ma io ormai faccio i nomi perché non è più possibile stare a contrapporci sulle questioni senza entrare nel merito. Ho scritto al dirigente Benvenuto e al comandante dei vigili denunciando una situazione di assoluta emergenza e quindi di mancata sicurezza per cittadini e visitatori rispetto al terminal bus. L'indomani mattina, correttamente, il comandante dei vigili risponde al sottoscritto, risponde, chiede, scrive al comune di Policoro, dandone conoscenza al sottoscritto che ha invitato l'amministrazione a fare tanto,
e scrive: al fine di verificare quanto segnalato con nota protocollo bla 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 dal capogruppo capogruppo consigliare di Policoro Futuro Giuseppe Maiuri, si chiede al dirigente di indirizzo di disporre con urgenza, con urgenza, parliamo del 20 dicembre del 2019, quindi disporre con urgenza, con l'ausilio di un tecnico comunale, per procedere all'accertamento dei quo. Si coglie l'occasione per rappresentare che questo comando di polizia locale negli anni ha più volte segnalato al competente ufficio tecnico comunale e all'amministrazione comunale varie situazioni di incuria nella manutenzione della struttura risultate a pregiudizio per la pubblica incolumità. Quindi io ringrazio nuovamente, l'ho già fatto a mezzo scritti, ma colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta il comandante dei vigili per essersi adoperato nell'immediatezza, ma ho sollecitato proprio avantieri invece il dirigente dell'ufficio tecnico, che non solo non ha risposto, non mi ha fatto sapere nulla, in contrasto e di inottemperanza al testo unico degli enti locali, allo statuto dell'ente e al regolamento comunale. Il dirigente ha l'obbligo di comunicare quelle che sono le attività poste in essere al consigliere comunale entro 30 giorni. Io non comprendo perché questi dirigenti, e non voglio sembrare quello che va addosso ai dirigenti, ma quando il dirigente si sottrae a quello che è il proprio compito, forse in alcuni casi per favorire l'organo politico, è chiaro che poi anche l'organo tecnico, per quanto non sia corretto, io non vorrei mai farlo, ma necessariamente viene tirato dentro anche su questioni politiche. Cosa possiamo dire alla città, cioè ai cittadini? Cosa si devono aspettare? Altri 2 anni e mezzo trascorsi in questo modo? Lei cosa intende fare? Ma io spero che questa amministrazione voglia darsi una mossa e voglia scrollarsi di dosso quelli che sono i fantasmi che finora ha vissuto, perché finora ha vissuto una situazione di contrasti all'interno della maggioranza che hanno portato ad una serie di questioni. Vede, nell'ultimo consiglio comunale è stato affrontato quello che a mio avviso, oltre al canale 7, è il tema dei temi a Policoro, e sto parlando dell'immondizia. Allora, quando un comune come Policoro, che è a 3 km da un comune che proprio in questi giorni ha avuto dei problemi grossissimi, e si permette il lusso di affidare un appalto in violazione dei principi alla disciplina degli appalti, è chiaro che un'amministrazione si sente titolata a fare qualsiasi cosa. Ma noi questa cosa non deve sfuggire. Il comune di Policoro ha affidato con un affidamento diretto un servizio di 3 milioni di euro su 18 mesi. Io non vorrei tornare sempre sulle stesse questioni, ma l'immondizia è una questione che è stata gestita con i piedi. La questione dell'immondizia ha delle responsabilità che hanno dei nomi e dei cognomi. Quei nomi e dei cognomi si chiamano Enrico Mascia, con un'ordinanza sindacale del novembre del 2018, con la quale commette alcuni errori. Commette alcuni errori che portano ad una modifica contrattuale nell'aprile del 2019. Quella modifica contrattuale attuale ha un altro nome ed un cognome. Quel nome e cognome si chiamano Gianluca Varrese. Quella modifica contrattuale non aveva titolo di venire ad esistere, perché il contratto è stato sottoscritto dal raggruppamento temporaneo di imprese agli stessi patti e condizioni del precedente contratto. Cioè, non ha titolo di esistere una modifica contrattuale in essere. È una cosa assolutamente illogica. Ancora, un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente ha motivo di esistere nella misura in cui l'amministrazione si adopera per fare una gara. L'amministrazione comunale è rimasta inerme per 6 mesi. Per i successivi 6 mesi ha fatto quasi la stessa cosa, è arrivata allo scadere dei secondi 6 mesi e là ha iniziato ad attivarsi. Allora, è chiaro che le proroghe vengono concesse nella misura in cui hai provato a fare qualcosa e non ci sei riuscito, ma l'amministrazione comunale di Policoro non ha fatto assolutamente nulla in 12 mesi. Allora, ecco perché è illegittima anche la ordinanza sindacale. Il sindaco non me ne deve volere quando io lo attacco, però bisogna far notare al sindaco che noi già nel consiglio comunale di dicembre del 2018 facevamo notare al caro primo cittadino che si era preso un onere importante, aveva scelto un raggruppamento temporaneo di imprese che raggruppamento non era, si era costituito con atto notarile il giorno prima, e queste sono questioni che noi abbiamo sollevato in consiglio comunale.
Il sindaco alle questioni si sottrae, continua a sottrarsi, però il prezzo di questi errori viene pagato dai cittadini. Voi ricorderete, io in quella circostanza l'ho lambita, non sono entrato più di tanto, i 100.000 euro di variazione di bilancio necessari a coprire il costo del servizio. Lasciate perdere il sindaco che dice non vi facciamo l'aumento, li prendiamo dall'assessore generale. Un costo può essere coperto in qualsiasi maniera, ma costo è chiaro che se non viene coperto con l'imposta della Tari, viene coperta con la tassazione generale, vale a dire che viene a mancare un servizio rispetto a quello che è il costo. Lei mi chiedeva, e la minoranza in tutto questo cosa sta facendo? La minoranza ha provato a segnalare alcune cose al prefetto e aspettiamo ancora di conoscere il riscontro. La minoranza nell'ultimo consiglio comunale del 18 di dicembre ha sollevato alcune questioni. Personalmente ho chiesto udire il dirigente, il DEC, l'ingegner Vitale, che correttamente si è prestato a rispondere ad una serie di domande, e devo essere sincero, altrettanto correttamente, sebbene abbia sollevato delle eccezioni in consiglio comunale, il 19 di dicembre il DEC ha scritto con una PEC al centro di raccolta ed ha recepito quelle che erano state le istanze che aveva sollevato il consigliere Maiuri in consiglio comunale. Quindi, per dire che la minoranza cerca di addrizzare il tiro su una serie di questioni, non le sfuggirà quello che è successo con lo SPRAR, non le sfuggirà quello che è successo con il salvataggio, anzi, siccome una minoranza deve essere sempre costruttiva, prima che arriviamo a subire nuovamente problemi importanti a carico della comunità, in maniera assolutamente benevola e costruttiva, da consigliere comunale di Policoro, al netto se essere di maggioranza o di minoranza, come amministratore di questa comunità, invito da oggi il sindaco, la giunta e il consiglio tutto a lavorare da oggi su questioni tipo il salvamento. Ci rendiamo disponibili a lavorare da oggi, in maniera tale che non arriviamo a giugno e paghiamo 3 volte il costo di un servizio, un costo triplo rispetto ad un servizio reso per la metà del tempo. L'estate policorese 2020, come la vede lei? Perché noi dobbiamo pensare di partire con la stagione estiva da aprile, cioè noi a maggio dobbiamo essere pronti. Non è possibile che affidiamo il servizio di salvataggio a luglio, come è successo l'anno scorso, anzi a metà agosto. Ecco perché dico dobbiamo lavorare per tempo. Rimanendo al mare, io le faccio notare che le concessioni per i chioschi a mare sono state date con delibera di giunta da parte di questa maggioranza il 30 dicembre. Cioè l'ultimo giorno utile. Ecco perché cerco di invitare la maggioranza a lavorare con qualche giorno di anticipo. Non le sarà sfuggito perché lei era lì a riprendere il consiglio, nell'ultimo consiglio, sempre per rimanere alle questioni tardive, abbiamo parlato di debiti fuori bilancio. La minoranza ha abbandonato l'aula. Qualche consigliere di maggioranza, mi pare di aver capito, che ha parlato di irresponsabilità. Io invito chiunque sia questo consigliere di maggioranza abbia il buon gusto di venire a fare un confronto pubblico sui debiti fuori bilancio. Perché vuole parlare dei debiti fuori bilancio al Comune di Policoro e non solo di quelli che abbiamo trattato oggi? Quindi spero che il consigliere che parla per i marciapiedi voglia avere il buon gusto e la decenza di venire ad accettare un pubblico confronto e quindi venire a parlare dei debiti fuori bilancio, perché è nel confronto che si concretizza poi la democrazia. Non ha senso che io vengo qui da lei e vengo a dirle che il sindaco deve spiegare alla comunità cosa succede sui deor e poi il sindaco non lo fa. Non ha senso che io vengo davanti ad una telecamera a dire che il sindaco deve ancora spiegare a quei concorrenti cosa è successo con quel benedetto concorso, anche perché là forse si verrebbe a verificare anche un illecito arricchimento da parte dell'ente, perché i cittadini, i concorrenti hanno pagato una quota partecipativa, previsto che il concorrente alleghi un bollettino, una partecipazione, mi pare nella misura di 5 euro. Quindi tutti quei concorrenti hanno pagato al comune, hanno versato, ogni singolo candidato ha versato al comune di Policoro una somma
chiaramente, che poi servirà per la, quella che è tutta la, la struttura burocratica per espletare il concorso. Il concorso è stato annullato in autotutela per quanto riguarda gli amministrativi, al netto di quello che è successo poi per quanto riguarda psicologi ed assistenti sociali. Allora io vorrei, ma l'ho detto in consiglio comunale, lo sto dicendo davanti alle telecamere, l'ho detto sui giornali, a me piacerebbe che il sindaco rendesse una propria dichiarazione e poi mi piacerebbe avere eventualmente anche la possibilità di replicare, perché io voglio capire il sindaco come fa ad argomentare e quali saranno le giustificazioni che andrà ad addurre rispetto a quello scempio che è stato combinato rispetto ai concorsi. Il presidente Ranù, se non sbaglio, in un consiglio comunale diceva che voi non eravate preparati, arrivate in consiglio impreparati, e quindi voi siete impreparati. Addirittura il sindaco Mascia ha detto che arrivate in ritardo sulla questione della spazzatura, quindi è colpa vostra. Ma guardi, a me pare di capire, io più volte ho reso disponibilità ad un confronto pubblico con chiunque. Chiunque pensa che la minoranza sia impreparata, io sono un esponente di minoranza, se qualcuno pensa che tra questi impreparati ci sta Maiuri, io lo invito ad un pubblico confronto e risolviamo subito il problema in maniera tale che vediamo subito chi è preparato e chi non è impreparato. Rispetto alla questione immondizia, ho letto anch'io, lei fa riferimento ad un comunicato stampa che parlava della questione immondizia. Il sindaco si riferiva ad un collega consigliere sì. di minoranza e diceva che sebbene salutava positivamente le questioni che erano state sollevate dal collega, arrivava tardivamente. Il sindaco anche in questo caso ha detto una sciocchezza, perché con nota protocollo numero 26 del 26 marzo 2019, senza protocollo, ma non per mio volere, altrimenti vi avrei dato anche il protocollo, Maiuri chiede richiesta di convocazione consiglio comunale monotematico ed aperto, si vede? Sì, sì. Perfetto. Successivamente, stiamo parlando del 26 marzo 2019, il sindaco ha detto una cosa del genere nel dicembre del 2019, quindi se c'è qualcuno che arriva tardivamente, forse il sindaco e non altri. Ma è sfuggito al sindaco questa cosa? Ma il sindaco sfugge più di qualcosa. Rimanendo all'intera minoranza e non solo a Maiuri, in data 23 settembre del 2019, al protocollo numero 27383, tutti i consiglieri comunali di minoranza chiedono richiesta convocazione commissione consiliare, chiedono una commissione consiliare specifica per parlare di immondizia, lo fanno tutti quanti i consiglieri comunali. Allora, questo per dirle che probabilmente non è la minoranza che arriva in ritardo sui temi, ma è la maggioranza che per coprire alcuni loro errori gestionali. Ma se vuole facciamo un video specifico sull'immondizia, perché un secondo, provo a spiegare in breve perché nascono tutti questi problemi sull'immondizia. L'origine dei mali è sempre nell'ordinanza del sindaco, perché lì cosa viene fatto? L'ordinanza viene fatta per 6 mesi. Loro dividono il costo del servizio diviso 2, senza considerare che il periodo che stavano trattando era il periodo invernale, il periodo che sarebbe arrivato era quello estivo. Loro nel dividere diviso 2 non hanno detratto i ratei per pagare la parte relativa alla frazione dell'estate. Il periodo più delicato è quello estivo. Quello è stato il problema. Per coprire questo loro errore, chiaramente stanno cercando di arzigogolare tutte quante le questioni e quindi provano a mettere delle toppe. Ma è stato, secondo lei, un errore oppure una cosa voluta? Ma guardi, io non so se sia stato un errore o una cosa voluta, certamente è stato un orrore, perché, ripeto, è l'origine di tutti i mali, cioè è l'origine di tutti i problemi che sono venuti poi ad aversi rispetto alla questione dell'immondizia. Quando lei faceva riferimento al Presidente del Consiglio, io vorrei farle notare che il Presidente del Consiglio è stato, insieme al consigliere Montano, poi passato in minoranza, è stato colui il quale sull'immondizia fece venire a mancare la maggioranza al sindaco Mascia. Quindi sulla questione dell'immondizia anche la maggioranza ed anche proprio il Presidente del Consiglio era fortemente critico. Poi chiaramente è chiaro che uno rientra in maggioranza e allora magari cerca di mettere le toppe e coprire quello che è l'operato della maggioranza, ma il ruolo della minoranza, al netto del cercare di scoprire le carte, è pure quello di contrapporsi e offrire alla comunità l'altra faccia della stessa medaglia. Ma consigliere Maiuri, io le faccio una domanda un po' più
pratica, forse perché i cittadini poi alla fine tutto quello che si renderanno conto del lavoro fatto, del lavoro svolto di questa amministrazione quando arriva la bolletta a casa. Allora, secondo lei, quest'anno la bolletta sulla spazzatura sarà più cara? Allora, questa è una risposta che non posso darle, sa perché? Uno, non abbiamo più i report. Prima avevamo i report. La modifica contrattuale avvenuta nell'aprile 2019, che ha una firma, e quella firma si chiama Marrese, non consente più di avere i report. Quindi io ad una risposta di questo tipo oggi non posso rispondere. Quindi l'amministrazione ha tolto... Cioè, è stata una volontà dell'amministrazione di togliere i report? Ha tolto alcune cose per assicurare lo spazzamento, l'hanno fatto passare in questa maniera. Però ripeto, io mi rendo disponibile a fare un video specifico. È un po' anomala però questa... Come si fa a conteggiare... Teoricamente non si poteva fare nulla. Stessi patti e condizioni, vale a dire che la modifica contrattuale non poteva aversi. Punto. Tutto il resto sono chiacchiere, è il nulla. È il nulla. E ripeto, l'errore dell'amministrazione diventa cristallino, no? Perché poi alla fine sono tutti chiacchiere. Gli errori diventano cristallini quando arrivano a compimento. Abbiamo avuto una variazione di bilancio per un maggior costo, punto. Quello va a fotografare quello che è stato l'errore dell'amministrazione comunale. Poi possiamo discutere su come si è arrivato a quell'errore, ma l'errore è chiaro che c'è, sull'errore non si sfugge. Si può sapere se dall'esterno, da fuori Policoro, arriva qualcuno a smaltire nelle isole ecologiche di Policoro o qualcos'altro? Si può sapere questo? Allora, io le invierò una foto che le prego di montare in questo video. Perché? Nel penultimo consiglio comunale del dicembre del 2018 io ho parlato proprio del registro degli accessi. Il registro degli accessi serve a monitorare chi va in discarica a portare cosa. Il DEC in quella sede dichiarò che aveva fatto istituire il registro degli accessi. Io eccepì dicendo che nessuno era andato a verificare quale registro degli accessi fosse stato istituito. Ma le dirò una novità. Dal 18 dicembre 2019, quindi io ho ringraziato prima il DEC che il 19 dicembre ha scritto ed ha sollevato una serie di questioni, quindi lo ringrazio. Di contro però devo anche dire che sono andato al centro di raccolta l'altro ieri e ho fatto una foto, il registro degli accessi è ancora in quella maniera. Non è rilegato, non è paraffato, i fogli sono volanti, vale a dire che un foglio si prende e si mette via. Questo per dire che in quel centro di raccolta può andare chiunque e quando va un cittadino e non viene registrato, chiaro è che non conosciamo la provenienza di quel rifiuto che certamente finisce nella discarica di Policoro, certamente grava sulla collettività di Policoro, ma certamente non sappiamo chi è stato a conferire. Quindi noi non sappiamo la provenienza, ma anche la tipologia del rifiuto? No, non sappiamo nulla. Nulla. Non sappiamo assolutamente nulla, perché se non viene compilato quel famoso registro, ed ho scoperto dagli atti che non veniva compilato dal 20 novembre fino alla data del 18 dicembre, quando poi c'è stato il Consiglio Comunale, quindi ho tenuto a sottolineare ed eccepirlo, chiaro è che viene a sfuggire quello che può essere il monitoraggio. Le dirò una cosa perché questa cosa è simpatica ed imbarazzante allo stesso tempo. Qualche consiglio comunale fa, sto parlando di un annetto circa fa, feci notare al sindaco che il gestore del servizio non ottemperava ad alcune questioni. Ad esempio la pulizia delle fontane, voi poi avete fatto anche dei video sulla pulizia delle fontane, non ottemperava e non ottempera alla pulizia dei monumenti. Feci notare al sindaco che eravamo nel periodo natalizio e sulla statua di Nemeo ed Ercole in piazza Eraclea c'erano ancora le stelle filanti di carnevale. È previsto che una volta al mese i monumenti vengano puliti dal gestore del servizio. Se voi provate a passare da Piazza Segni, qualcuno ha imbrattato il volto di Antonio Segni, segno, scusate la ridondanza, di questa comunità, lo hanno imbrattato di nero, e oltre un mese e mezzo che in quella maniera qualcuno ci ha messo una bandierina, non so che ci ha messo, ho visto stamattina recandomi in comune una situazione di questo tipo, ma parliamo di situazioni che sono ad un passo dal comune di Policoro. È impossibile, come l'ho notato io, è impossibile che non lo notano gli amministratori. Io vado in comune nei soli giorni che non lavoro per reperire documenti che mi servono nello svolgimento del ruolo, ma c'è chi è pagato per lavorare, io non lo sono chiaramente, c'è chi è pagato per lavorare al comune di Policoro e
chiaramente queste cose non le nota. Non è possibile non notare quello che hanno pitturato la faccia di Antonio Segni in Piazza Segni. Non è possibile non notare quello che accade a 10 metri dal palazzo municipale, quindi faccio riferimento al terminal bus. Non è possibile non notare che ci sta una macchina lì in abbandono con una persona che vi dorme all'interno. Vi sono spesso delle deiezioni in giro nel terminal bus, quindi è una questione particolarmente seria da affrontare con una certa sensibilità e delicatezza, coinvolgendo probabilmente anche i servizi sociali. Quindi questo qua per quanto riguarda la sola vettura e il solo signore che dorme in quelle precarie condizioni. Come si può rimanere ancora immobili, fermi e in silenzio su questa questione? Chi rimane in silenzio, però, abbia pazienza, non siamo noi, e prendo le distanze dall'amministrazione comunale e da come sta lavorando sulla questione terminal bus. Questa cosa deve essere chiara e netta. Sono un amministratore del comune di Policoro, ma prendo nettamente le distanze da come l'amministrazione sta lavorando sul tema, anche perché la verità pragmatica, la verità pratica, che non sappiamo nemmeno in che direzione sta lavorando. Nessuno ci dice nulla, non rispondono agli atti, non ci danno gli atti. Alle sollecitazioni di rendere comunicazioni si sottraggono. Di che cosa parliamo? Io ho notato nel vostro video che un membro delle associazioni si scusava con i visitatori. Guardi, feci la stessa cosa involontariamente, è successa la stessa cosa quando facevamo l'intervista io e lei. Mi scusai con la comunità di Policoro per quello che avrebbero trovato i ragazzi che si sarebbero recati nella nostra comunità alle porte del Natale, perché alle porte del Natale eravamo. Allora, chiaro, le questioni che non vengono affrontate poi si sommano. Il comune di Policoro, se girate per l'ufficio tecnico, se girate per l'ufficio amministrativo, sono tutti quanti disperati, perché purtroppo le questioni si stanno sommando. È un'amministrazione che ha commesso una serie di errori, quegli errori hanno prodotto dei ritardi e quei ritardi portano, no, ad arrivare sistematicamente all'ultimo giorno. Abbiamo parlato prima dei debiti fuori bilancio. La minoranza, scusi se torno sul tema, ma è per cristallizzare questa cosa, la minoranza ha abbandonato l'aula perché il consiglio comunale ha portato dei debiti fuori bilancio in violazione della norma, cioè in maniera tardiva rispetto a quello che diceva la norma. Tra l'altro è una questione che non avevo nemmeno sollevato in consiglio comunale per correttezza e decenza, ma quando poi sento che un membro della maggioranza addirittura si permette il lusso di additare la minoranza, allora chiaro è che gli devo far notare che anche la proposta di delibera è impaginata malamente, perché sulla proposta di delibera non c'è scritto che il debito è già stato sanato. Io lo sapevo, l'ho dichiarato anche in consiglio perché era andato per gli uffici, ma io penso che gli altri colleghi consiglieri non lo sapevano, semplicemente perché non c'era scritto. Ma i cittadini notano, poi segnalano a Ionica TV tante cose, insomma, e anche girando per strada, in piazza, eccetera, i cittadini notano, per esempio, che il corridoio del sindaco diciamo ha una nuova pavimentazione, ci sono degli infissi nuovi, e quindi forse è di primaria importanza quello, e magari la situazione delle scuole è di secondaria importanza. I bambini vanno a scuola tranquilli? Possono andare a scuola tranquilli? Guardi, lei mi fa queste domande che mi mettono in imbarazzo. Le posso dire che nella sala conferenze capigruppi non abbiamo nemmeno le sedie, ci stanno le sedie rotte e non sono bastevoli per il numero dei componenti. Questo per dirle che la spesa della pubblica amministrazione certamente non è spalmata nella maniera e nella misura in cui l'ente faccia una bella figura. Posso dirle anche che salendo le scale al secondo piano sulla destra troviamo un nuovo pavimento, troviamo un nuovo condizionatore nella stanza del sindaco, troviamo nuove tende nella stanza del sindaco. Noi facciamo gli auguri al sindaco per questi abbellimenti. Quindi il sindaco è al calduccio, parere, insomma. No, ma sono del parere che ci può stare, perché se il comune di Policoro, il primo cittadino della comunità di Policoro, riceve un ospite, è chiaro che deve riceverlo in una condizione ottimale.
Però invito il sindaco a fare la stessa cosa nei confronti della comunità, perché è vero che se un cittadino ospite del sindaco arriva nella stanza del sindaco trova una situazione confortevole, ma se un visitatore viene in città dovrebbe trovare lo stesso comfort. Allora io non addito la stanza del sindaco che è stata resa in condizioni eccellenti, addito però che la stessa cosa e la stessa attenzione non viene praticata nei confronti della città. Quante questioni ci sono in sospeso al comune di Policoro? Vabbè, dobbiamo far durare 20 ore questa intervista, perché se mi chiede quante potrei non finire più di parlare. Le dirò quali sono le questioni di maggiore rilievo. Tra queste sicuramente c'è la questione del canale 7. Il sindaco ha fatto delle comunicazioni timide, sostanzialmente non ha detto nulla, ha detto che ci sono stati degli incontri, ma a distanza di un mese dal 18 dicembre ancora tutt'oggi non ci sta dicendo quali sono le eventuali ipotesi di soluzione. Ho chiesto una specifica commissione, perché l'unica cosa che posso chiedere è la commissione. C'è stata una risposta? Commissione, in tal senso. Ma le risposte arriveranno tra 30 giorni, perché così opera l'amministrazione. L'ho protocollata avantiere su giornali, oggi stava anche sulla Gazzetta, nei giorni scorsi è stato pubblicato su altri mezzi di informazione, ma questa è una questione tra le principali, perché se non mettiamo in sicurezza il territorio e quindi anche la incolumità delle genti non andiamo da nessuna parte. E la questione della sbarra, consigliere Maiori, arriviamo se mi consente. Ci sta la questione della potabilità dell'acqua, è una questione che ho più volte sollevata al sindaco. Sulla questione potabilità noi non dobbiamo fare allarmismo, noi dobbiamo trattarla con grande... No, senza fare allarmismo, no, consigliere Maiori, ma a casa sua l'acqua puzza? La dobbiamo trattare con perché grande... Perché basta aprire il rubinetto di casa, i cittadini la sentono la puzza che... Arrivo, l'ho tirato io in ballo il discorso, io voglio trattarlo con grande serietà e lo farò ogni volta che se ne presenterà l'occasione, non mi voglio sottrarre nemmeno alla questione dell'acqua. La questione della potabilità dell'acqua è una questione particolarmente seria. Iniziamo dall'inizio per arrivare ad oggi. Il sindaco rimane ancora debitore nei confronti di una città, nei confronti della città, di quella che è la procedura risarcitoria che ha promesso e ancora non è arrivata, non se ne parla più, ma noi non ce ne siamo dimenticati. Parlando invece della questione attuale della puzza dell'acqua, la clorazione dell'acqua crea dei problemi e degli scompensi. Io posso dirle però che le analisi, fino a quelle pubblicate fino a tutto novembre, le dirò di più, quelle pubblicate fino ad ottobre, voglio essere serio, quelle pubblicate fino ad ottobre sono specifiche e tutti i valori rientrano nella norma. Quelle pubblicate a novembre... I valori ricercati. Poi io non sono un chimico. I valori che l'amministrazione deve chiedere rispetto a quello che il decreto legislativo chiede, ad ottobre sono tutti quanti in linea, sono conformi alla norma, sono dentro i parametri imposti. A novembre, in vero, non c'è la specifica, non so perché non ci sia la specifica, è tra le cose che avrei dovuto chiedere, ma l'hanno pubblicata nel periodo natalizio, quindi non ho avuto in verità modo. Però posso dirle che fino a novembre sono in linea, sebbene sulle analisi di novembre manca la specifica. Allora, l'assessore Marrese, ai tempi, quando vennero a casa mia, il sindaco Mascia mandò a casa mia i controlli per verificare l'acqua, in quell'occasione l'assessore Marrese aveva detto che avrebbero fatto più di 30 tipologie di verifiche. C'è una contaminazione da 3 al metano. Non è una contaminazione, è un superamento dei limiti. Ma tu hai capito che noi abbiamo un compito, che è quello di rassicurare le persone. Quindi il discorso è sempre lo stesso. Se io faccio un'analisi cercando un qualcosa, potrei trovarlo, ma se non lo cerco... Dalle analisi, le analisi sono conformi alla imposizione normativa relativamente a quelli che sono i valori ricercati. Se dobbiamo ricercare altri valori, ecco perché io ho detto, no, più e più volte, a queste benedette questioni ambientali, io avrei piacere che partecipassero anche membri
di associazioni ambientaliste, semplicemente perché potrebbero dare un contributo, perché la materia ambientale è particolarmente complessa, quindi più persone partecipano ai processi e hanno competenza, più questioni si affrontano con grande serietà. Il sindaco ha promesso anche il regolamento per l'elettrosmog, l'ho sollecitato, dovrei avere da qualche parte anche il sollecito, non ce l'ho. Aveva promesso un censimento delle antenne a Policoro. Questo censimento 28, è stato fatto 28 ottobre 2019, protocollo 30935, elettrosmog ambiente, sollecito regolamento. Con la presente si sollecita entrambe le presidenze, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, quindi facevo riferimento alla quinta commissione affari generali e territorio d'ambiente, sollecita ad avviare l'iter politico ed amministrativo per fissare specifiche prescrizioni idonee ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale dalle antenne sul territorio comunale al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, magnetici e elettromagnetici. Allora, questo per dirle che su alcune questioni gli impegni che ha preso il sindaco li deve mantenere il sindaco. Facemmo una riunione aperta in sala consigliare dove parteciparono anche le associazioni, tanti erano anche speranzosi in quella sede. Mi ricordo che non mi sono sottratto dallo storcere il naso perché non mi fidavo, tant'è vero che è passato ormai un anno e nulla è stato fatto, nemmeno rispetto ai solleciti. Approfitto, rinnovo un'altra volta anche in questa occasione la disponibilità alle commissioni di poter lavorare in quella direzione. Voglio tornare un attimo, se mi consente, sul discorso della potabilità dell'acqua, perché non la possiamo ridurre al solo trialo metani o alla solo frizione tra maggioranza e opposizione o maggioranza e associazione ambientalista. La questione è più seria. Quando c'è stato il problema dei trialometani si è parlato delle condutture e abbiamo detto, il comune di Policoro lo ha detto, la regione Basilicata lo ha sottoscritto, quindi abbiamo detto, abbiamo accertato, abbiamo assodato che le condutture sono obsolete, bisogna mettere mano sulle condutture. Si era fatto anche una indagine esplorativa anche rispetto a quelli che potevano essere i costi potenziali. Da quel momento non se ne è più parlato. Ecco perché sto parlando di acqua, non per dire che l'acqua ha problemi, l'acqua attualmente problemi non ne ha, almeno così dicono le analisi, però rispetto a quello che è stato il problema, rispetto al discorso che nell'avvicinarsi dell'estate i trialometani potrebbero creare potenziali problemi, almeno facciamo una pianificazione di lungo periodo, parliamo con la regione Basilicata, cerchiamo di trovare questi fondi, facciamo un discorso d'area. È stato costituito un tavolo di sindaci per parlare delle questioni ambientali. Ecco, io avrei piacere che una materia di questo tipo venisse portata a quei tavoli, e dunque quei tavoli potenzialmente devono produrre un documento da sottoporre alla regione Basilicata. Quindi anche con un piano di lungo termine, chiaro è che di ammodernamento della conduttura se ne deve tornare a parlare, perché se no non è quest'anno, non sarà l'anno prossimo, sarà tra 10 anni, comunque torneremo a parlare di questioni legate alla bontà dell'acqua. Quindi per quanto riguarda il sito internet del comune di Policoro, Ionica TV sono arrivate un sacco di segnalazioni sulla difficoltà nel trovare, ricercare i documenti, eccetera. È sempre molto macchinoso e difficile trovare la documentazione e attingere ad una serie di documenti o moduli precompilati, eccetera. Ma come mai questo sito del comune di Policoro è così difficoltoso da navigare? Eppure il sindaco è un ammiraglio della Marina, insomma, dovrebbe semplificare la navigazione. Ma guardi, fa ste provocazioni rispetto all'ammiraglio. Io sono anch'io un marinaio, perciò io non mi va di contrappormi all'ammiraglio. Io mi contrappongo al sindaco. Cioè, qua non è Maiuri che si contrappone a Masch, non è il maresciallo che si contrappone all'ammiraglio. Qua è il consigliere Maiuri che si contrappone al sindaco Masch, semplicemente perché il sindaco Masch è inottemperante rispetto alle questioni. Quindi la prego, non mi faccio queste provocazioni. Tornando al discorso del sito, il sito è effettivamente fa letteralmente schifo. Stavo cercando la
il sì fa schifo. Io l'ho sollevato più e più volte, facendo un giro per gli uffici, siccome con la istituzione di questo nuovo sito non è più l'organo informatico a pubblicare, ma sono direttamente gli uffici, ho notato una certa difficoltà da parte anche degli operatori. Il sito effettivamente ha tantissime pecche. Io proprio stamattina, guarda caso, stamattina ho parlato con un informatico del comune di Policor e gli facevo notare che con il motore di ricerca non cerca assolutamente nulla, non funziona, è diventato macchinoso. Quando le parlavo prima di questioni ambientali, che sono questioni di interesse primario per la comunità, dovrebbero comparire tra le ultimissime, invece vengono messe in arzigogolate cartelle che per trovarle, io che sono consigliere comunale e che ci vado tutti i giorni, le assicuro che faccio fatica. Le dirò un'altra novità. Ma l'ho detto anche al segretario generale, che il segretario generale è responsabile di questo. Ma perché non risolvono questa questione? Per dire che io vado sui nomi anche quando riguardano tecnici, perché non ho problemi, perché dico semplicemente la verità. Al segretario generale io ho sollevato queste questioni e ho fatto notare al segretario generale che non è possibile che un cittadino che cerca qualcosa deve essere chiamato ad essere prima informatico e non invece cittadino. Un cittadino con cerca dovrebbe trovare tutto quanto. Nella parte ultimissime dovrebbero uscire tutte quelle che sono le informazioni nuove. Invece, se viene pubblicato una questione che non si vuole rendere più di tanto conosciuta alla comunità, basta andare a metterla nella cartella tal dei tali ed un cittadino non la troverà mai. Sulle questioni ambientali, se leva sulla cartella in uso, è vuota, è completamente vuota. Per trovare le informazioni del 2019 devi andare nella cartella non più in uso, però per trovare le questioni altre devi andare nella cartella in uso. Ma allora il sito sta lavorando malissimo, probabilmente dovrebbero intervenire, ma ripeto, questi sono i cittadini pagano questo servizio? I cittadini pagano tutti, i cittadini pagano tutti i servizi che vengono resi al contribuente. Quindi i cittadini devono sapere che pagano questo servizio ma non funziona bene. Pagano questo servizio ma non funziona così bene. Come la spazzatura e tanto altro, perché i cittadini si sforzano di fare la differenziata, però poi in realtà la bolletta aumenta sempre, insomma, questo mi pare di aver capito. Il rifiuto deve essere una risorsa. Se il cittadino differenzia e differenzia bene, Policor ha dato prova di saper differenziare, quindi il contribuente, il cittadino differenzia e sa differenziare. L'amministrazione comunale deve fare poi la sua parte per cercare di tradurre quello che è il rifiuto in risorsa. Se queste cose non si agganciano, è chiaro che noi avremo un crescente costo del servizio e non invece una diminuzione. Ma quello che è peggio non è solo la questione in termini di costo, ma anche una questione in termini ambientali. Ricordo a me stesso e poi a tutta la comunità e a tutto il consiglio che il comune di Policor ha sottoscritto il PAES, ha aderito al PAES. Il PAES è uno strumento europeo, patto dei sindaci tecnicamente, che imponeva la contrazione della CO2 nell'aria entro il 2020. Ad oggi le aspettative del PAES che abbiamo sottoscritto sono completamente inadempiute. Il sottoscritto ha provveduto a fare due interrogazioni all'assessore Marresi, che ha risposto in una certa maniera. Vedremo nel tempo quali sarà l'attività del nostro assessore all'ambiente rispetto anche alla questione PAES.